Beh, che dire, quando mi raccontava Lea dove aveva vissuto, mi raccontava via Montello, mi raccontava anche questo giardino che vedeva di fronte, un po' trascurato, no? È un'altra cosa, adesso quasi ha un'anima, all'anima di Lea. Quando raccontava le sofferenze che ha vissuto in questa casa, e quando ha preso delle decisioni, ha assunto delle decisioni, quindi che dire, insomma, per me è una grande emozione, sono già venuta in questo giardino che porta il suo nome, che è bello perché significa vita, no? Cioè Lea ci ha regalato, non ha la sua vita, non abbiamo la sua vita, ma ci ha regalato vita, ce l'ha regalato anche attraverso di Nini. E cosa ricordo in particolare che mi piaceva raccontare e volevo appunto anche consegnarlo a Lea? Una delle cose belle di Lea, no? Come sapete, come è libera, come anzi il settore legale, seguiamo molti familiari, molte persone. Io ricordo quando ho conosciuto i genitori di Celestino, no? Questi due, non ho conosciuto il fratello, ma ho conosciuto questi due, la mamma e il papà, dolcissimi, messi lì, e io avevo sempre voglia di andarmela a abbracciare, e mi raccontavano del suo Celestino, dell'altro figlio. E quando Lea... cosa volevo, una cosa che mi dava sempre una sensazione bella, quando mi telefonava per chiedermi alcune cose sulla sua storia, insomma, noi stavamo seguendo delle cose, diceva sempre: posso disturbare? La posso disturbare? Questa delicatezza, pur avendo lei tante cose importanti che dovevamo fare, però sempre questa delicatezza, questa grande dignità di una donna. E poi, quando penso a lei, penso al volto della dignità di una donna. Una donna che è nata in un posto piccolo, in un posto che era, è cresciuta con la cultura, dentro la cultura draghetista, no? In cui c'erano delle regole, non valori. Non parliamo di valori, quando parliamo di valori è una cosa troppo grande. Di regole assurde. E lei, una delle cose che mi diceva, ma che senso ha? Ma che regole sono? Se si ammazzano tra di loro, se la regola è della vendetta. Ma la vita è fatta per viverla, no? Riempiamola di vita, anziché questa vendetta. E lei da questo cominciò a vedere dentro di sé qualcosa che non funzionava, non poteva accettare quelle regole. Eppure è venuta a Milano pensando, si innamorò di questo... di questa persona, è venuta a Milano pensando che magari una grande città poteva dare altro, no? Poteva conoscere altro, anche in questa città una delle cose che mi raccontava le stesse regole, cioè in questo palazzo c'erano le stesse regole della sua città, e questa è una delle cose che la faceva rabbia, ma a volte sapete non si ha con chi parlare, adesso molto è cambiato, molte altre cose, capiamo cosa sono i testimoni di giustizia, e l'altra cosa è che non la sopportava. Lei era una ribelle, non avrebbe potuto fare questo se non era una ribelle, se non fosse stata una ribelle. Era ribelle e una delle cose che non sopportava. Io, a me, definiscono collaboratrice di giustizia. Ma sapete chi sono i collaboratori di giustizia? Chi ha commesso reati gravi, gravi reati, e a un certo punto per un percorso che può essere anche utilitaristico, ma può essere anche interiore, si pentono, ma dopo aver commesso reati gravi sono importanti i collaboratori perché aiutano alcuni processi, ma io non ho commesso reati, perché mi si deve dire che sono collaboratrice di giustizia? E noi invece a lei l'abbiamo sempre chiamata, perché il nome è importante, le cose che si dicono, le parole hanno un grande senso, quando escono poi arrivano, camminano. Lea è testimone di giustizia. Noi ci tenteremo e ci stiamo ancora tentando per fare togliere, perché sapete, quando c'è un provvedimento poi è difficile, no, toglierlo, perché Lea non aveva avuto mai nessuna denuncia, tranne per uno scaffio che aveva dato a una ragazza e aveva fatto bene a darlo, ma non aveva mai avuto una denuncia di problemi di mafia o meno, anzi le aveva denunciate queste persone, e questa è una cosa che la faceva arrabbiare. E l'altra cosa che l'ha fatta molto arrabbiare, ecco, lo Stato non c'è stato con Lea. Non ha capito fino in fondo quello che questa donna portava in sé, quel contributo che stava dando, anche di rottura culturale, cioè lei aveva rotto culturalmente con quell'ambiente, non ha capito. Ed una delle cose che diceva: ma come? Io sono nel sistema di protezione, ora mi tolgono, io che mi devo fidare dello Stato, io devo fare causa allo Stato. Erano delle cose assurde. E questa è una delle cose, molto probabilmente questa storia di Lea
ci sta regalando anche questo, con la sua vita ci ha regalato anche questo, una maggiore attenzione ai testimoni di giustizia, una maggiore attenzione alle donne che stanno allontanandosi dalle mafie. Guardate che il regalo che ha fatto lei a questo paese è enorme, e lei una delle cose che mi ha detto, una delle prime volte che ci siamo visti sedute lì, mi raccontava questa marea di notizie e poi mi diceva: di me si ricorderà quando si ricorderanno e si parlerà di me quando sarò morta. Oggi io ho avuto la sensazione di queste cose, no? Oggi anche agli stati generali si è ricordato di Lea, il sindaco di Milano ha parlato di Lea. È una delle cose che proprio quando le parole poi diventano forma, ecco. E io credo che Lea, l'altro regalo che ha fatto a tante altre donne, tante donne calabresi maggiormente, ma sono quelli di più in questo momento, ma ci sono anche altre donne che dopo aver conosciuto la storia di Lea vanno dai magistrati e dicono: io sono moglie di un mafioso, mio marito è in galera con l'ergastolo, però io voglio salvare i miei figli, ma voglio salvare anche la mia dignità, voglio cambiare, voglio capire altro. Ecco, queste donne sono donne che molto probabilmente sono piccoli atti, guardate che le mafie sono rafforzate dal ruolo delle donne, il ruolo delle donne dentro le mafie, dentro la 'ndrangheta è enorme, perché educano alla vendetta. Quando rompono questo, abbiamo sconfitto già quella parte di cultura mafiosa. Dobbiamo fare di più, lo dobbiamo a Lea, ma Lea dobbiamo considerarla viva, perché ci lascia tutte queste cose. Quando una persona ci lascia tutte queste cose, poi dobbiamo sempre avere un grande ricordo a questa ragazza giovane, a questa giovane ragazza che ha affrontato un processo, che ha affrontato con coraggio questo processo, ma con coraggio, ma non un coraggio della disperazione, del dolore, anche un coraggio che poi è diventato anche di qualità, capito. E poi anche a tutti i ragazzi e ragazze, molti sono qui, molti adesso, prima erano studenti di scuola superiore, erano solo laureati, tutti questi ragazzi che gli mandavano i messaggini, io facevo la postina, no? In questo processo, nel senso che gli mandavo messaggi e Denise li leggeva sempre questi messaggi quando arrivava a casa, quando era sola. E quando questi messaggi servivano a lei, ogni tanto mi diceva, nei momenti in cui io sono sola, anche delle feste, mi rileggo questi messaggi. Lei non poteva vedere i ragazzi che erano lì, però qualcuno gli faceva le foto ai ragazzi per farglieli vedere, per far vedere il viso, no? Questa grande, enorme marea di ragazzi che erano lì. E guardate che un processo è difficile seguirlo. Lea, Denise l'ha potuto seguire e in alcune udienze è stata presente grazie a tanti di questi ragazzi che sono qui, tanti sono anche in altre parti d'Italia, ma è stata una cosa enorme. Ecco, da questa esperienza importante che avete fatto voi, che sicuramente Lea, Denise ha seminato qualcosa in voi, ha seminato cittadinanza, responsabilità, diritto di essere, coltivare la battaglia contro le mafie, perché la battaglia contro le mafie è la nostra difesa della Costituzione. Grazie.